Il Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale ha presentato un progetto di legge che garantisce le cure a malati oncologici e trapiantati attraverso contributi economici per le famiglie. Questa mattina, nel corso di una conferenza stampa, sono stati illustrati i contenuti del testo da parte del vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari, dal capogruppo Sara Marcozzi e dei consiglieri Pietro Smargiassi, Francesco Taglieri, Barbara Stella e Marco Cipolletti. Siamo partiti dalla considerazione che purtroppo sempre più frequentemente famiglie con a carico un malato oncologico trapiantato sono costrette a rinunciare alle cure perché non hanno i soldi per percorrere a volte centinaia e centinaia di chilometri. Questa legge appunto vuole prevedere un sostegno economico per tutte quelle famiglie con a carico un malato oncologico trapiantato e contribuisce appunto al pagamento delle spese di viaggio, vitto e alloggio nelle strutture autorizzate per il malato oncologico e, se debitamente autorizzate dalle ASL di provenienza, anche per un familiare accompagnatore laddove persistono dei casi di disabilità molto grave. La nostra legge prevede anche che entro 60 giorni dall'approvazione della stessa deve essere la giunta regionale ad emanare un regolamento attuativo per disciplinare le modalità di accesso. Sicuramente abbiamo posto come priorità quella di contribuire e sostenere maggiormente chi ha redditi bassi, quindi si partirà il settore politiche e sociali, stirerà alla fine una graduatoria per rimborsare le spese sostenute partendo dal reddito più basso fino a concorrenza delle spese, delle somme disponibili. Abbiamo trovato tra l'altro nelle maglie del bilancio del Consiglio regionale, a nostro avviso, una somma congrua per l'annualità 2019 pari a 100.000 euro e abbiamo previsto nella norma di rifinanziare le annualità successive con appositi stanziamenti di bilancio nella finanziaria che si approva ogni anno. E la legge è blindata, non può essere impugnata, una legge fatta bene, una legge che i cittadini abruzzesi aspettavano da tanto, da troppo tempo. Noi siamo partiti, quando abbiamo pensato, ideato questa legge, proprio a seguito di centinaia e centinaia di segnalazioni ricevute di cittadini che ci chiamavano col cuore in mano piangendo, veramente persone che dicevano stiamo rinunciando alle cure, non ci possiamo pagare le cure. Ecco, questa è una legge doverosa.